Minchia, raga, culo che è partita, oh. Pisa Cremonese, 4 noci a 1. Minchia, ste 4 noci fanno male. Fregate. 4 noci alla Cremonese. Minchia, non me l'aspettavo minimamente proprio, eh. Non me l'aspettavo. Che sono veramente troppo forti, forse per la minimamente proprio sta vittoria del Cosenza. Abbiamo mollato e ci godiamo questa vittoria. Siete andati in pressione fin da subito, specialmente sui centri difensivi e cercando di doppietta di Marconi, gol di Masucci, timbro finale di Verna. Nel frattempo sul 3-0 è stato il gol di Mogos, l'ennesimo gol, il secondo gol di Mogos in campionato, con la Cremonese che ha tentato di rientrare in partita, poi è entrato Palombi, però raga, veramente il Pisa oggi ha fatto male, gli ha fatto male la Cremonese, mamma mia. Pisa che sta veramente sorprendendo, io non me l'immaginavo, mi devo ricredere. Ha segnato la coppia gol l'avanti, la coppia attaccanti Marconi Masucci, primo gol bello, cross in mezzo, anticipo di Masucci sul difensore che dormiva, bellissimo. Poi doppietta di Marconi, Marconi un tiro da fuori bello proprio, è rientrato, ha preso palla, è rientrato e di destro, diciamo alla Del Piero, per farvi intendere, un tiro però non alto, raso terra sul palo lungo, bello bello bello. Veramente bello, un Pisa che sta facendo un bel calcio, devo dire. Il Pisa di D'Angelo sta facendo più di quello che ci si potesse aspettare. E tanta roba, raga. C'è il Pisa che è a 7 punti. In pratica al momento Lentella a punteggio pieno con 9 punti. Il Pisa insieme al Perugia 7, poi sta Salernitana Ascoli, Pordenone Pescara a 6, l'Empoli già a 5 con una vittoria e due pareggi, quello oggi la pareggia a Crotone, il Benevento deve ancora giocare. Occhio perché la Salernitana potrebbe salire a 9 e raggiungere l'Entella, anche se è difficile, difficile, veramente difficile. Sto rivedendo le immagini, veramente il Pisa ha giocato bene. Colpo di testa di Masucci, tiro da fuori area, rimpallato su un calcio d'angolo e poi da fuori. Cremonese sempre pericolosa con questi cross dagli esterni, per i colpi di testa poi. Pure la Cremonese sta un po' sfortunata, però poi il gol del vantaggio nasce da un cross dalla sinistra. Lisi e Belli hanno messo in difficoltà oggi una sta Cremonese proprio in una maniera gli esterni. Cross era di Marin dalla sinistra che l'ha messa in mezzo e Masucci è arrivato sul primo palo che l'ha messa, bel gol, andatelo a rivedere. Pure la Cremonese è uno squadrone, vende la delusione. Occhio perché secondo me Rastelli incomincia a essere allarme rossa. L'anno scorso era Mandorlini che il girone d'andata ha steccato clamorosamente con una squadra che secondo me già era buona per ambire ai playoff, poi mandato via Mandorlini è arrivato Rastelli, giovedì ritorno a rincorrere dai bassi fondi della classifica e poi alla fine sappiamo come è andata a finire con quella partita col Brescia pareggiata 0-0,
usciti fuori dalla zona playoff la penultima giornata, l'ultima sono stati inculati. Quest'anno non vorrei che Rastelli abbia ripreso la stessa andazzo dello scorso anno di Mandorlini. La Cremonese è una squadra fatta per vincere, non può raga, fare queste partite. Veramente io mi aspettavo molto di più, raga, Valsania, Deli, Ceravolo, una squadra veramente la Cremonese ha tutto per arrivare fra le prime. Sì che siamo all'inizio del campionato, però perdi in casa con l'Entella, perdi a Pisa e alla fine i punti cominciano a pesare, cominciano a pesare. Marconi ha fatto il secondo gol sul rigore, me lo scordavo di dirlo, e poi il quarto gol finale, il quarto gol finale, raga, è stato segnato da Verna, un bel gol di sinistro, il secondo palo, sembra sua terra, la partita è finita là, 4-1, non c'è stato più niente da dire all'84esimo, le statistiche parlano da sole. È una Cremonese che diciamo crea tanto. Me, Cremonese, io vedo le squadre come giocano. Cremonese gioca, però per l'amore di gioco che fa, finalizza poco. Non lo so perché. Evidentemente Rastelli ci deve lavorare su, perché secondo me se la Cremonese diventasse più cinica e sfruttasse le occasioni che crea, poi passando in vantaggio 1-2-0 è difficile per le squadre avversarie recuperare. Invece vedo che si mangia un gol, mangia due, mangia tre, poi lo subisce, evidentemente poi subiscono anche una cosa psicologica i giocatori, capito? E quindi la partita si fa difficile, sono andati sotto 3-0. 1-0 il primo tempo, poi 2-0, 3-0, poi il 3-1, vabbè, poi è entrato Palombi, proprio pure Palombi, però una squadra che potrebbe fare e deve fare di più. Vabbè, raga, io adesso vi do la buonanotte, ci sentiamo domani per il video con l'analisi di tutte le partite. Io vi invito sempre, pollice in su, supportatemi, condividetemi se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, qui sotto c'è il pulsante iscriviti. Venite a iscrivere su Serie B Chat, il gruppo Facebook di tutti i tifosi, tutte le squadre della Serie B, trovate il link in descrizione. Pescaresi Convinti, il gruppo tifosi del Pescara, la mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti, buona Serie B, sempre ricordatelo a tutti. Questo Pisa è tanta roba. Ciao.